Ancora qualche istante, cari amici, giusto il tempo di ricordare il nostro caro Antonio che se n'è andato qualche giorno fa, lasciando tutti noi costernati, afflitti e addolorati. L'ultimo incontro che abbiamo avuto a casa sua la settimana scorsa e soprattutto le sue battute argute, spiritose e divertenti, sempre improntate all'ottimismo, non facevano intravedere una fine così improvvisa, così subitanea, per cui la telefonata di Matteo il giorno di Pasqua, che mi annunciava la sua dipartita, mi è arrivata del tutto inattesa ed è stata per me un brutto colpo, lasciandomi sconvolto e gettandomi nel dolore e nello sconforto. Io mi considero un fraterno amico di Antonio, ci conosciamo da sempre, sin da quando ragazzi di strada giocavamo insieme in via Leonardo Di Leo, dove abitavamo a stretto contatto di gomito, come si dice. Eravamo tutte e due appassionate di ciclismo e seguivamo le tappe del Giro d'Italia alla radio di casa sua. Tifavamo tutte e due per Gino Bartali, avevamo un rapporto di amicizia molto stretto e ci volevamo molto bene. Lo sappiamo tutti, le amicizie acquisite in tenera età non si dimenticano mai e durano tutta una vita. Antonio amava molto anche il calcio ed era portiere della squadra locale. Da grande poi non vi devo dire io quello che è riuscito a fare. Partendo dal nulla, con tanto coraggio, con tanta voglia di fare e con spirito di intraprendenza, è riuscito a realizzare cose straordinarie che sono sotto gli occhi di tutti. Insieme a sua moglie Carmela e ai figli Vincenzo e Matteo è riuscito a creare a San Nicandro una struttura, Villa Florio, che è un punto di riferimento importante per tutta la provincia di Foggia. Insomma, Antonio è stato veramente un grande, sia come imprenditore sia come uomo di sport, un vero innamorato della vita, del lavoro, della famiglia e dello sport, come dicevo. Sono contento di essere stato suo amico e di averlo avuto come amico per una vita intera. E in questa veste credo di interpretare il pensiero di tutti, ringraziandolo per tutto quello che di bello ha fatto in favore dello sport e in favore dei giovani, cercando di tenerli lontano dai pericoli della strada e farli crescere in buona salute negli anni più critici della loro vita. Non dimentichiamo che Antonio, insieme al suo direttivo, ha organizzato una delle più belle maratone della provincia di Foggia, impreziosita dalla presenza di personaggi di rilievo del mondo dello spettacolo e dello sport. Sotto la sua presidenza a Villa Florio abbiamo organizzato la più bella premiazione provinciale di Corricapitanata, che adesso si chiama Grand Prix. E non dimentichiamo neanche che sempre sotto la sua presidenza, insieme al compianto dottor Leo Ciavarella, i nostri ragazzi, sotto la guida di Felice dell'Aquila, hanno conquistato nel 2011 il titolo di campioni d'Italia. Antonio, come dicevo, era un grande e amava fare le cose in grande, al massimo delle sue possibilità, e per raggiungere questo risultato era pronto a rinunciare momentaneamente a tutto. Dopo tutti questi ricordi, non mi resta che esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza, insieme a quella di mia moglie, a tutta la famiglia Florio, soprattutto alla gentile consorte Carmela e ai figli Matteo e Vincenzo, che sono sicuro saranno sempre fieri e orgogliosi di aver avuto un genitore così, davvero un grande uomo. Un poeta inglese del 600, che corrisponde al nome di John Donne, che era anche un grande predicatore, in un suo sermone dice: «La morte di ogni uomo mi diminuisce perché io appartengo all'umanità». Ma allora, nel nostro caso, la morte di Antonio ci diminuisce ancora di più,
perché Antonio era uno di noi ed è come se una parte di noi se ne sia andata con lui. Quindi la morte di Antonio diminuisce tutti noi e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Concludo dicendo che insieme ad Antonio avevamo programmato di festeggiare il suo completo recupero a Vigna Caruso insieme a tanti altri amici, ma non c'è stato il tempo. Ancora condoglianze e un grande abbraccio a tutta la famiglia Florio. Antonio, ci mancherai.